L'incoronazione di Celestino, rinuncia al papato e morte di Celestino sono le tre opere d'arte dedicate a Papa Celestino V, restaurate grazie a una donazione dell'Associazione Pantarei di Promozione Sociale e riportate nella loro sede originaria nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio. C'è stata una generosità incredibile. E dopo che ho parlato di Collemaggio, del messaggio del suo pavimento, dei giochi di luce, sono incominciati a arrivare soldi da tutte le parti. Ancora una volta guardiamo in faccia quell'Italia che è silenziosa, fattiva, che c'è sempre nei momenti in cui c'è bisogno di solidarietà. Per cui io sono felicissima che possano venire qui e vedere dove sono finiti i loro soldi. Il gruppo di lavoro della soprintendenza che si è occupata del restauro è stata guidata dal RUP l'architetto Carla Pancaldi e composta dallo storico dell'arte Tancredi Farina e dalla restauratrice Maria Fernanda Falcon Martinez. C'è stato un lavoro molto importante dietro, di organizzazione e anche di grande qualità sicuramente. Perché almeno anche queste tele che abbiamo qui dietro di noi, una è 3 metri per 2, quindi inizia ad essere una dimensione importante, anche un grande peso, e soprattutto poi erano tele che avevano una collocazione precisa, quindi all'interno di cornici di stucco o di marmo, quindi devono entrare precisamente al millimetro davvero, e quindi è stato anche molto difficile, anche se possiamo dirlo, anche emozionante vederlo mentre le tiravano su. Il tipo di lavoro eseguito sui dipinti che sono appena rientrati è stato soprattutto conservativo, perché dopo il terremoto, considerando che questi dipinti erano già stati restaurati una manciata di anni prima del sisma, si trovavano in buone condizioni, non sarebbero mai stati oggetto di restauro se non è perché hanno subito danni durante l'evento sismico. Si parla soprattutto di danni localizzati, qualche lacerazione, qualche piccolo danno localizzato sul supporto, sulla tela.